dove vai con questa bicicletta che sta piovendo a dirotto? Mamma mia, stamattina è una giornata piovosa e io odio quando piove. Odio quando piove. Guardate qui, va. Si scivola anche, devo dire la verità. Io non sopporto la pioggia, raga, mi rende triste. Ma tanto tanto triste. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video vlog. Stamattina mi sto dirigendo al lavoro. Devo dire la verità, stanotte ho dormito davvero una merda. Ho un dolore a questa spalla, adesso mi sta facendo impazzire. Ma dico impazzire, sarà dovuto dal maltempo, il cambiamento di sbalzi di temperatura verso il mio corpo. Mi fanno davvero male le spalle, non lo so il perché. Comunque si va al lavoro, anche se non sto facendo un cazzo ultimamente. È un lockdown, un mini lockdown, zona rossa, zona gialla, zona bianca, zona... non sto capendo niente. Stavo facendo anche un incidente. Comunque fatemi sapere nei commenti qual è la vostra stagione preferita. Raga, io preferisco l'estate. Non so voi, ma io preferisco l'estate. E niente ragazzi, sono appena arrivato al lavoro. Ora si lavora, c'è un po' e poi ci aggiorniamo più tardi, ok? Fate i bravi. Ebbene sì, signore e signori, ho preso proprio una fissa per questa serie TV, Le ali del sogno. Ragazzi, è andato tutto così, mia madre stava guardando questa serie, mi sono accomodato, ho iniziato a guardarla un po'. È romantica, ma allo stesso tempo è anche divertente. Solo che ho iniziato con gli ultimi episodi di recente che hanno fatto, quindi mi sono spoilerato già tutto. Però è talmente che mi sta piacendo, l'ho iniziata a vedere dal capo, dai primi episodi, e sono al decimo episodio, dovrei iniziare a vedere l'undicesimo. Ve la straconsiglio, comunque io tifo tanto per questa coppia tra Gian e Saleb. Fatemi sapere nei commenti se anche voi state guardando questa serie. Mi trovo in questo posto magico, se vi ricordate dietro alle mie spalle c'è la piscina fuori terra che abbiamo costruito io e mio fratello. Ragazzi, vi lascio il video qui a riguardo per dargli un'occhiata. Ah, stavo cadendo. E niente, l'abbiamo un po' abbandonato questo progetto, dare un'occhiata come siamo un po' messi. Spero che non si sia danneggiato nulla. La piscina, se vi ricordate, è stata ricoperta completamente in bancali. Devo dire la verità, la vernice non si è mossa di niente, raga. Abbiamo messo anche quel telo per ricoprirla, ma niente da fare, ragazzi. Il vento l'ha spazzato via. Vediamo un po' l'acqua come è messa. Qui si è distrutto anche lo scarino. Speriamo di non farci male. L'acqua è davvero messa male. Abbiamo anche messo un trattamento speciale per l'acqua per la pausa invernale. Credo che quando sarà estate dovremmo risvuotarla, ripulirla e mettere l'acqua nuova con il cloro, ragazzi. La vernice qui si è sbiadita, che peccato. Comunque penso che qualche lavoretto di rifinitura per la prossima estate ci deve essere di sicuro. Devo rinforzare anche un po' questa spalliera. Credo che questo progetto di rifinitura per la piscina sarà fra qualche mese. Infatti, come potete vedere, è maltempo oggi. C'è proprio tempo di merda oggi. Ah, questo pannello si è gonfiato, andrà sostituito sicuramente. Qui la vernice era finita, tanto al posteriore, chi ce ne frega. Quello è il trampolino che ho fatto il video di recensione, ragazzi, andatevelo a vedere. Lo dire la verità, sta sotto le intemperie, non si è mosso di niente, ragazzi. È molto divertente, i miei nipoti ci giocano un sacco. Prossimamente rimetteremo in sesto la piscina, promesso, ragazzi, perché l'estate si sta avvicinando e come avete ben capito anche quest'anno sarà un anno di merda. Non potremo andare al mare, ci saranno delle restrizioni sicuramente. E io con la piscina fuori terra sono al top anche per quest'anno. Dobbiamo fare giusto qualche rifinitura, aggiustare qualche bancale, sostituirlo, ma ci siamo quasi. Sinceramente ragazzi, vorrei anche metterla più in sicurezza e rinforzarla ancora di più, perché dovete pensare che la piscina è sotto le intemperie da tutto questo tempo. Però devo dire la verità, non si è mossa di una virgola. È da tempo che non venivo a dargli un'occhiata. Ora ragazzi, devo andare al lavoro che mi aspettano. Era giusto tanto così per darvi un piccolo aggiornamento della piscina fuori terra, come siamo messi. In verità sto rientrando perché mi sta piovendo addosso. Ragazzi, c'è un tempo di merda oggi e non vorrei bagnarmi. Non vorrei bagnarmi, ragazzi, non vorrei bagnarmi. E niente, raga, ci aggiorniamo più tardi. Credo che mi dovrebbe arrivare un pacco. Credo. Se arriva ve lo mostro, se non arriva, sti cazzi. Ci vediamo dopo, raga. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi mi sto bagnando tutto, fammi chiudere la porta. E niente ragazzi, comunque sto fissando quella
cavolo di porta. Da 3 ore il corriere non è arrivato, oggi niente unboxing. Ma accomodiamoci un pochettino, anzi devo accendere anche la luce, me l'ho dimenticato. Accendiamo un po' la luce, diamo un po' di luce a questo volto. Eccoci qua, mi piazzo qui e parliamo un pochettino, ragazzi. Dunque, vi siete iscritti al canale? Tu che stai guardando questo video, ti sei iscritto al canale? Ragazzi, iscrivetevi al canale che siamo arrivati a quasi 900 iscritti. Quasi 900 iscritti. Vai che ce la facciamo, vai che ce la facciamo, vai che ce la facciamo. È arrivato il momento di strappare questo cerotto che c'è fra me e voi, ragazzi. Perché dobbiamo capire le cose come stanno, come siamo messi. Mi spiego meglio. Io come metodo di comunicazione sto registrando questo video, lo sto editando, lo sto trasmettendo a voi. E voi come metodo di risposta avete i commenti. Devo dire la verità, ricevo dei bellissimi commenti da voi. Ma a livello di commenti, ragazzi, siamo proprio bassi. Se non avete fatto caso, chiedo sempre i vostri commenti, i vostri pareri, ma niente, nessuna risposta. Eppure i miei video vengono guardati. E questo mi fa pensare. Cosa vogliamo fare con questo canale? Volete dare una mano? Volete farmi sentire il vostro sostegno? E dai che non costa niente un commentino. Ma non devono essere per forza commenti belli, ma anche commenti brutti, perché ragazzi sono costruttivi. Io prendo spunto da questi commenti, quindi fatemi sapere. Quindi cerchiamo di interagire un po', perché sembro un pazzo a parlare con questa telecamera e non ho nessuna risposta a nessuno. A volte mi faccio delle domande solo io, com'è, pensando che questa telecamera mi potrebbe rispondere. Infatti stavo pensando un po', chi fa questo lavoro, chi fa video su YouTube, deve essere anche un po' matto, ragazzi, per parlare a una telecamera. Si parla di pazzia qui. Perché quando stai parlando con una persona è un botta risposta, qui non c'è nessuna risposta. Quindi voglio una risposta da voi, ragazzi. Commentate sotto questo video e fammi sapere cosa ne pensate del mio canale YouTube. Dai che siamo a 900. Comunque ragazzi, io sono stanco, la mia giornata di lavoro sta quasi per terminare. Ci vediamo in un prossimo video vlog. Mi raccomando, fate i bravi.